tutto rimandato a settembre per Antonio Morricone. Sono in tante quelli che non smettono di commentare quello che è successo venerdì sera su Canale 5 nello speciale La scelta di uomini e donne e, soprattutto, parlando della non scelta di Antonio Morricone e della possibilità che adesso diventi lui stesso tronista. Alcuni immaginano già il finale come il miglior trono, ovvero con l'arrivo di Antonio sul trono e di Teresa tra le sue corteggiatrici pentita di aver scelto Andrea dal Corso, ma davvero tutto questo potrebbe andare in scena tra marzo e maggio senza rendere falsa la scelta della napoletana. Siamo sicuri di noi ed è per questo che ci sembrano ancora maturi i tempi di un trono di Antonio che, a questo punto, potrebbe addirittura essere rimandato a settembre. In caso contrario, quale sarà la reazione del pubblico contro il bel corteggiatore? Scelte e nuovi tronisti, e Antonio Morricone. Forse non lo scopriremo, almeno non per queste settimane, visto che in questi giorni è stato presentato il nuovo tronista Antonio e che, proprio questa settimana, sarà presentata colei che si siederà al suo fianco fino al prossimo maggio, ovvero la nuova tronista. Lei è Angela Nasti e, a distanza di oltre due settimane, finalmente tra giovedì e venerdì la vedremo sedere sul trono di Uomini e Donne con buona pace della sorella Chiara che, in tempi non sospetti, non aveva detto belle parole su chi va a cercare l'amore in televisione. Per adesso sembra che il futuro del programma sarà soprattutto sui due nuovi tronisti, anche se, nella prossima registrazione, tutto potrebbe ancora cambiare visto che il 1 marzo su Canale 5 vedremo le scelte di Luigi e Ivan Gonzalez. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.